succede a tutti per una comune influenza o quando si devono assumere antibiotici. Un rapido miglioramento ci induce a terminare prima la cura. Se la scelta risulta errata anche in questi casi, lo è di più quando si tratta di terapie legate alla salvaguardia dell'organo trapiantato. Con la campagna Aderisco perché è proprio l'aderenza alle terapie immunosoppressive l'obiettivo di sensibilizzazione rivolto a tutti i trapiantati. Una persona che deve prendere farmaci per tutta la vita è una persona che deve essere messa in grado di comprendere e capire perché deve prendere i farmaci per tutta la vita. La campagna Aderisco perché è forse, ma anzi sono, mi risulta che sia davvero la prima campagna nel nostro paese che finalmente si occupa di questo. Uno degli strumenti ideati per la campagna è una raccolta di storie di chi adesso aderisce, dopo aver sperimentato gli effetti dannosi dell'incostanza della cura. Sono Marianna, Giuseppe, Marco, Francesco ed Eugenio, i cinque testimoni del libro Aderisco perché. Il trapianto è un qualcosa di abbastanza innaturale, noi prendiamo un organo, lo mettiamo in una persona completamente diversa e quindi è necessario far sì che il sistema immunitario sia controllato e questo lo otteniamo con delle medicine. Se noi non prendiamo queste medicine il sistema immunitario si attiva e noi abbiamo una reazione di rigetto. Quindi il seguire le prescrizioni terapeutiche è assolutamente fondamentale per la buona riuscita del trapianto. E se le cose vanno in modo storto, c'è bisogno di un altro trapianto, si va incontro a un secondo trapianto e questo significa, uno, tanti costi aggiuntivi a carico del sistema sanitario nazionale, secondariamente noi togliamo un organo a una persona che sta aspettando in lista di attesa. In Italia, nonostante l'aumento del numero di donatori d'organo superiore del 25% rispetto alla media europea, l'aumento del numero di organi trapiantati riesce a coprire il fabbisogno di un solo paziente su tre. Dunque l'importanza di diventare donatori, post mortem e da vivente, un gesto volontario di enorme solidarietà. E oggi il cittadino, che non ha l'obbligo, ma invece ha la possibilità di fare la dichiarazione di volontà, lo può esprimere in vari modi, ad esempio può andare presso gli sportelli delle ASL, può andare presso l'AIDO, può andare addirittura adesso nei comuni che hanno iniziato questo percorso virtuoso quando c'è il rinnovo, la richiesta della carta d'identità, oppure possono utilizzare gli strumenti, i famosi i tesserini che danno le associazioni dei pazienti, o addirittura se uno non vuole fare nessuna di queste operazioni può fare un'autodichiarazione da portare sempre con sé. Che lavoro si sente?